è il momento di incontrare un ospite. Parliamo di un fatto. Un fatto, insomma, che non succede tutti i giorni. Attenzione, la protagonista della nostra storia ha avuto un'esperienza davvero eccezionale, non unica, perché ci sono storie analoghe, questo che la rende ancora più straordinaria. Che cosa è accaduto? Valeria si è sottoposta a un'operazione chirurgica, durante quell'intervento il suo cuore si è fermato, è morta, anche se per pochi istanti. Ma durante quegli istanti lei ha visto quello che c'è dall'altra parte. E la cosa curiosa è che la sua descrizione corrisponde a quella di altri che hanno avuto la stessa visione, hanno vissuto la stessa esperienza. Allora andiamo a incontrare Valeria e facciamoci raccontare da lei com'è l'aldilà. E allora diamo il benvenuto a Valeria Biagio. Buongiorno Valeria, come sta? Bene, grazie. Valeria è una casalinga. E lei ci racconterà questa storia. Lei sostiene proprio di essere uscita dal proprio corpo, di essersi vista da fuori mentre era sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Lei sa che ci sono diverse persone che hanno raccontato esperienze analoghe. La cosa curiosa è che tutti la raccontano uguale. Quindi questo fa pensare, no? Anch'io ci ho pensato tanto, perché io ero convinta di aver visto questa luce, di essere andata in un altro mondo. Ecco, adesso la raccontiamo, ma per dire, insomma, lei già sapeva che c'erano state esperienze o l'ha scoperto dopo? No, non sapevo niente. Dopo, quindi non poteva essere influenzata da altri che hanno vissuto la stessa cosa. Allora, intanto diciamo che questa cosa è avvenuta diversi anni fa, 28 per la precisione, 28 anni fa. Sì. Quando lei improvvisamente si ammalò, di cosa si era ammalata? Io mi era venuta una necrosi al semilunare. Cioè alla mano? Alla mano, al polso, qui. Avevo praticamente un buco nell'osso. E me ne sono accorta, il mio bimbo si è tolto il primo dentino e dalla contentezza gli ho dato un pizzicottino, ma così per ridere, e mi sono fatta male, ma male sono dovuta andare all'ospedale. Cioè un movimento così semplice, come un buffettino, le ha provocato un dolore che serio. E all'ospedale mi hanno fatto diverse radiografie e mi hanno detto subito che era un problema. Un problema, e l'unico rimedio era un autotrapianto. Quindi innestare un pezzo di osso prelevato da una allora... Mi sono fatta convincere e abbiamo fatto, cioè dovevo fare questo intervento. Esatto. Un intervento in un ospedale di Pisa che ora non c'è più, era un ospedale specializzato in ossa. Era comunque un intervento in anestesia. Totale. Anche perché 28 anni fa veniva fatto tutto in anestesia totale. Cioè. Quindi le spiegarono come sarebbe avvenuto l'intervento e... Dovevano togliere un pezzettino di gomito e impiantarlo nella mano. Quindi lei si ricoverò e l'operazione... Sì, doveva essere una cosa semplice. E io ero tranquilla, fino alla mattina dell'intervento. Lì ebbe qualche presentimento strano. Sì, la mattina dell'intervento mi era venuta tutta insieme la paura. Però c'era da farlo questo intervento, perché sennò avrei perso la mano. E mi hanno fatto la prima anestesia, non funzionava, probabilmente mi ero agitata troppo io. E quando uno è agitato l'anestesia non funziona. Quindi gliene hanno fatta un'altra? Un'altra, e poi non dormivo. E allora hanno deciso per mettermi la mascherina. Al momento che hanno messo la mascherina, io mi sono sentita come... una botta, non lo so se ha fatto poi effetto l'anestesia tutta insieme. Io dopo pochi secondi ho cominciato a sentire tutti che urlavano. Sono una persona pacifica, io non posso sentire urlare. Questa cosa l'ha infastidita? Mi ha dato un fastidio, ho detto ma cosa cavolo fanno? Ma... A un certo punto io ho visto il mio corpo sul lettino, ma... Ecco, lei si è vista da fuori, praticamente. Sì,
come fosse un'altra persona che guardava. Sì, come se io fossi un po' in alto, sopra una sedia. Io ho visto il mio corpo lì. Il mio corpo. Era un corpo con gli occhi chiusi. E un urlio. E lei riusciva a capire quello che dicevano i medici intorno al tavolo? Sì. Io ho visto come erano vestiti, ho visto di cosa parlavano. E non mi piaceva questa cosa, non mi piaceva. Beh, certo, era una cosa innaturale. No, c'era una porta lì vicino, ho aperto questa porta, una porta bianca con, mi ricordo, una maniglia tonda, argentata, un pomello. L'ho aperto e c'era un corridoio nero, buio. Io ho fatto un passo, forse due. E poi mi sono messa a volare. Al di là di questa porta, in questo corridoio scuro. Noi non abbiamo detto una cosa che è il caso di dire, che quando lei ha sentito quel colpo, quella botta dell'anestesia, eccetera, lei è andata in arresto cardiaco. Sì. Quindi tutte queste sensazioni le ha vissute Valeria mentre il suo cuore era fermo, non batteva più. Sì, ma io... Lei non lo sapeva, non certamente. Lo sapevo. Però quando il suo cuore si è fermato, lei... è come uscita dal proprio corpo, si è vista da fuori e poi ha imboccato questo tunnel, nel quale ha cominciato a volare, ma verso dove? Come? Verso l'alto, ma era una specie di spirale. Io andavo in questa spirale, ma andavo forte, c'erano i capelli che volavano tutti. Era una sensazione paurosa o bella? Bella, perché poi da lontano si vedeva una luce. E io mi avvicinavo sempre di più a questa luce. E poi sono arrivata in cima a questa luce. In cima a questa luce. Era presente questo tavolino. Io mi sono aggrappata a questo tavolino perché ero in cima. Fuori c'era tutta la luce e io ero qui aggrappata. In cima a questo specie di corridoio, diciamo. Corridoio, scaldabagno, non perché io per tanti anni mi sembrava uno scaldabagno. Cioè era un cilindro, sì, diciamo. E stavo scavalcando, una gamba avevo già scavalcato. Per andare in questa luce, verso perché la luce. Con più mi avvicinavo, con più la luce era bella, tranquilla. Un profumo che, guardi... Cioè lei sentiva una forte attrazione per questa luce. Sì, e bella, di pace e di tranquillità. Tanto non avevo più nessun dolore. Ecco, ma il vivere un'esperienza, vivere almeno insomma dentro di sé, lei la stava bella. Vivendo, un'esperienza così insolita, questo tunnel, la luce, il volar via, il corpo, non dava inquietudine? Assolutamente no, anzi, io mi sono resa conto cosa lasciavo di qua e cosa volevo andare di là. E io volevo andare di là. Di andare oltre. C'avevo due bimbi piccini, cioè, marito, ne aveva che motivi adoro. Importanti per restare. Sì, non mi mancava niente qua, Però di là c'è una cosa che qua non c'è. Un amore, si sente amore. È troppo bello. Però, ecco, lei era già quasi dall'altra parte, come, sì, come dice, aveva quasi scavalcato con una gamba. Sì. E a un certo punto, però, non ha potuto proseguire. No. Che è successo? Mi hanno tirato per un piede. Per un piede? Sì. Cioè, si è sentita... Tirare. E non, tirare verso non potevo, la indietro. Parte dalla quale proveniva. Sì, non potevo fare niente. Cercavo di tenermi il più forte possibile perché... Era una sensazione troppo bella. Purtroppo non... Però questa forza è stata... Ancora più forte. L'ha sopraffatta e quindi lei è ritornata indietro, indietro. Ho rifatto questa strada al contrario. Al contrario, però la strada al contrario non me la ricordo. Ecco, quando ha cominciato ad essere, diciamo... A sentirmi tirare... Tirata all'indietro, non si è svegliata. Cosa niente. È successo? Sì. Mi sono trovata il giorno dopo, perché ho dormito un bel po', Mi sono trovata il giorno dopo, la mattina, con due medici seduti sul letto.
che mi guardavano e mi hanno chiesto come stavo. Poi c'era mio marito, ma io ero arrabbiata. Perché voleva rimanere dove era? Sì. Ah, quindi le era rimasta questa insoddisfazione, diciamo, quasi una rabbia per non avere potuto raggiungere quella luce. E non solo quello, mi prendevano anche in giro. Che le dicevo? No, guardi che non è una sensazione bella. Cioè, farsi prendere in giro così e dire che hai sognato. Io non ho sognato, perché io di là c'ero. Sono sicura. Certo, ma poi lo abbiamo detto, il racconto di tante persone che hanno... che sono stati per un qualche attimo nell'aldilà, che hanno un'esperienza simile alla morte, è un racconto molto simile al suo. Ho provato a parlarne, mi prendevano in giro, ma anche in casa, lì per lì, non riuscivano a capire. Alla fine ho cominciato a leggere, a documentarmi, allora ho detto, ma allora io mi credevo un po' matta, perché... perché se tutti mi dicevano che non era vero e solo io dicevo che era vero, dicevo, ma no, non è possibile. Allora l'anestesia mi ha fatto male al cervello. Ecco, lei non si è mai documentata, l'ha mai provata a leggere qualche dopo libro? Sì. Perché dico, ci sono tanti dopo libri sì, che raccontano sì. esperienze. Anzi, male. Ora un medico ha fatto un nuovo libro che è uscito in questi giorni, si chiama NDE, di Davide Vaccarin, che racconta anche la mia storia, insieme a tante altre. E praticamente sono tutte uguali. C'è sempre la luce, il tunnel, sì. questa osservazione del proprio corpo sì. come dall'esterno. Però le posso dire una cosa, chi esce dal tunnel è un'altra persona. Ecco, questo le volevo chiedere, le ha cambiato in qualche modo la vita o comunque la sua spiritualità è cambiata sì. con questa esperienza? Sì. Lei era religiosa prima, era credente, diciamo. Mi emoziono già. Ero credente per necessità. Cioè, diciamo, era praticante come tanti di noi. No, perché io vengo da una famiglia un po' bigotta, dove se non andavi a messa non andavi neanche a ballare. E allora era un obbligo. Poi, al momento che mi sono sposata, ho cambiato anche la mia vita, perché facevo un po' più come volevo io. Certo. Andavo a messa quando ne avevo voglia. Come adesso. Però adesso in lei c'è una consapevolezza diversa. Però ora io non so, io ho un contatto diretto e a volte ci parlo col Signore che mi sta a sentire, a volte mi risponde, a volte no, comunque non sono sola, io non sono sola qui. So che ha la sensazione che... ci sia sì. sempre un angelo vicino a lei sì, che la protegge. Perché mi ha lasciato questo dono di avere una persona accanto, di sentirmi più serena, di aiutare. Il mio messaggio è quello di aiutare tanti genitori. Coloro che si rattristano per la perdita di una persona. Sì. Insomma, lei sa che queste persone non si perdono, insomma. No, assolutamente no. Che vanno in un posto forse migliore di quello in cui hanno vissuto. È bellissimo, guardi, non è che io voglio andarci perché ora ho altro da fare. So che... Però lei sa già dove andrà, è un privilegio che altri non hanno. Speriamo di ritornare lì. Io penso di sì. Speriamo. Penso di sì. Una grande esperienza. Molto intensa, che vedete può cambiare la spiritualità di una persona, un'esperienza oltre la vita, che Valeria Biagio non dimenticherà mai, ma dalla luce che ha negli occhi, devo dire che sicuramente è stata un'esperienza positiva. Sì. Grazie, Valeria. Grazie a lei. Grazie a lei, tantissimo a lui. Mentre ci raggiunge...